della Lega Nord di consentire all'onorevole Franceschini di prendere la parola. Allora, prego onorevole Franceschini. Signor Presidente, in questa stagione di comprensibili tensioni sociali, di paure, in questa situazione di sfiducia nei confronti della politica, in cui purtroppo tutto sembra scaricarsi sui parlamentari e sul loro lavoro, vorrei rivendicare in quest'Aula, non per il gruppo del Partito Democratico, ma se mi è consentito per l'intero Parlamento, il lavoro che è stato fatto su questa manovra, in una situazione politicamente difficile, inedita, in soli 9 giorni è stata esaminata, corretta e approvata la manovra e la fiducia viene messa non su un maxi emendamento del governo ma sul testo approvato dalle commissioni. Un lavoro di miglioramento, lasciando intatti, saldi, il carattere strutturale della manovra, gli impegni assunti con l'Unione Europea, una manovra indispensabile, urgente, per la situazione di crisi del nostro Paese, l'orlo del fallimento è stato detto dal Presidente Monti, indispensabile per far uscire l'Italia dalla situazione in cui si trova dopo gli ultimi 3 anni. Noi abbiamo ascoltato i deputati e le deputate della Lega, sembrano scesi dalla Luna e invece siete stati saldamente al governo negli ultimi 3 anni e saldamente incollati alle poltrone romane per 8 degli ultimi 10 anni, e quando eravate seduti su quelle poltrone non sembravate come oggi guerrieri padani, sembravate solo soldatini obbedienti. Una manovra talmente indispensabile che è la ragione stessa farla che ha portato le forze politiche a far nascere questo governo e a sostenerlo in Parlamento. E l'impegno del Partito Democratico dall'inizio per correggerla, abbiamo detto più equità. Lo ha riconosciuto anche il Presidente Monti che questi risultati ci sono stati. Noi ci siamo sentiti dire dai nostri elettori, ed è doloroso, non è abbastanza. Allora utilizziamo la diretta per dire ai cittadini, per dire ai nostri elettori, quelli che sono delusi perché volevano di più, volevano che ci fossero tutte le nostre posizioni dentro. Noi in quest'Aula non è che improvvisamente siamo diventati maggioranza, i numeri sono quelli di prima. Ragioni politiche e ragioni numeriche fanno sì che qualsiasi modifica deve passare attraverso un'intesa tra noi e la destra, tra noi e i nostri avversari. E il Partito Democratico, sapendo quante sono le distanze, ha scelto questa strada difficile di tentare di migliorare la manovra per sostenere le fasce più deboli. Non siamo riusciti in tutto, siamo riusciti in parte, siamo orgogliosi di quanto abbiamo ottenuto perché abbiamo fatto una scelta difficile. Certo, molto più difficile di quella dell'Italia dei Valori e di Di Pietro, che hanno scelto di cavalcare il disagio e cavalcare la protesta, e vorrei che gli italiani sapessero che se avessimo fatto noi come l'Italia dei Valori, la manovra sarebbe rimasta la stessa e non ci sarebbe stato nessun miglioramento, ma soltanto qualche applauso per noi. E invece i miglioramenti ci sono stati, solo i titoli di alcuni, per il nostro lavoro nelle commissioni. L'aumento dell'inflazione garantita alle pensioni fino a 1.400 euro pagato con i soldi sottratti agli evasori dello scudo fiscale. La riduzione delle penalizzazioni per ogni anno per i pensionati che vanno in anticipo rispetto ai 62 anni. Le deroghe alle nuove regole per i lavoratori che sono in mobilità, la riduzione dell'impatto dello scalone, l'aumento della detrazione dell'ICI o dell'IMU sulla prima casa per le famiglie con più figli, il tetto nuovo
agli stipendi più alti della pubblica amministrazione e il divieto del doppio stipendio. Il controllo e la trasparenza sulle operazioni finanziarie è strumento fondamentale nella lotta all'evasione. L'esenzione dell'imposta di bollo per facilitare l'accesso ai conti correnti anche alle fasce più deboli. Poi restano dei limiti, delle cose che mancano. Volevamo di più sull'evasione e sulla tracciabilità. Volevamo uno scalone meno improvviso nell'innalzamento dell'età. E poi due emergenze sociali. Ci sono due ordini del giorno firmati da tutti i gruppi che sostengono il governo e siamo certi che il governo li accoglierà, su due cose che sono solo buon senso e giustizia, non c'entra niente destra e sinistra. I lavoratori precoci, quelli che hanno iniziato a lavorare a 15-16 anni, quando i loro coetanei avevano la fortuna di poter andare a scuola e all'università. E quelli che sono senza lavoro e che hanno visto allontanarsi il momento della pensione e hanno visto allontanarsi la salvezza del ritorno di un reddito con cui riuscire a vivere. E poi la frenata sulle liberalizzazioni. Qui vorrei essere molto chiaro. Abbiamo letto le parole di alcuni membri del governo, il ministro Passera, il sottosegretario Catricalà. Allora non buttate più comodamente sul Parlamento la frenata sulle liberalizzazioni. Se volete essere chiari, chiamate per nome e cognome le forze politiche che ci sono in questo Parlamento e riconoscete che la frenata su taxi, autostrade e farmacie è avvenuta contro il parere del Partito Democratico. Noi avremmo voluto di più, ma continueremo la battaglia per la crescita, per la giustizia sociale, perché il cammino non comincia, non finisce con questa manovra, ma il cammino comincia con questa manovra. Noi saremo dentro questo percorso. Saremo dentro questo percorso con le nostre proposte, con i nostri valori, soprattutto come voce di tutti quegli italiani che non hanno più voce, che non riescono ad essere ascoltati. Per questo voteremo convintamente la fiducia al governo, non a un governo tecnico, ma al governo della Repubblica, al governo espressione della democrazia parlamentare, al governo espressione di questo Parlamento. Presidente Monti, lei sa con quanta costruttività ci siamo mossi in queste settimane e continueremo a fare così. E quindi accetti questo consiglio con spirito costruttivo. Non dica più nelle aule parlamentari noi e voi. Non dica più ci avete chiamato perché voi non siete riusciti. Noi potremmo rispondere troppo facilmente che eravamo all'opposizione, ma non vogliamo farlo. Ci limitiamo a dire, chiudiamo tutti questa fase del noi e voi, dei politici e dei tecnici. Diciamo tutti insieme soltanto noi, perché ognuno in quest'aula o su quei banchi, con la propria storia, con la propria professionalità, con il proprio cammino, con la diversità delle proprie idee, noi tutti abbiamo la stessa missione, salvare il nostro paese, salvare l'Italia. Grazie onorevole Franceschini.